se io vedo qualcuno che cammina per la strada, mettiamo un ragazzo, le prime informazioni che ho su di lui le ho dalla sua presenza fisica stessa, cioè le ho da quello che egli è e da quello che egli fa. Mettiamo i suoi ricci, i suoi occhi, l'espressione dei suoi occhi, i suoi lineamenti, come veste, come si cammina, come muove, come si muove, come sorride, che azioni fa camminando, mi dicono da loro stesse, senza bisogno di nessun altro linguaggio scritto o parlato, chi egli è, lui, in quanto persona, cioè psicologicamente, e chi egli è in quanto figura sociale, cioè dove gli abita, da dove viene, a che classe sociale appartiene, eccetera, eccetera. Questo lo dico perché vorrei affermare che il primo linguaggio dell'uomo è il linguaggio della sua azione, della sua presenza nella realtà, nella sua vita. Ora, il cinema non è altro che la riproduzione di questo primo linguaggio umano, del linguaggio dell'azione, una riproduzione tecnica. Ora, io mi ho dato varie spiegazioni del perché io amo il cinema e sono passato al cinema. Una spiegazione è stata questa: ho voluto adoperare una tecnica diversa, spinto dalla mia ossessione espressiva, ma è una spiegazione sbagliata. Un'altra spiegazione è che io ho voluto cambiare lingua, abbandonando la lingua italiana, l'italiano, per una forma di protesta contro la lingua, cioè contro la società, ma anche questa è una, probabilmente una spiegazione parziale. La vera spiegazione è che io, facendo il cinema, riproduco la realtà. Quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio umano, che è l'azione dell'uomo che si rappresenta nella vita, nella realtà. Acatone. Il lirismo di Misoguchi. Mamma Roma. I primi piani di Dreyer. La ricotta come ricerca di una grammatica. Che forse Godard ha già distrutto. I sopralluoghi in Palestina. Piero della Francesca. Il Vangelo secondo Matteo. Il realismo di Rossellini. Uccellacci e uccellini. Come in un film di Charlot, verso un futuro sconosciuto. La lingua scritta dell'azione. La terra ormai vista dalla luna, popolata da burattini che si chiedono che cosa sono le nuvole. La trilogia interrotta dalla scomparsa di Totò. La violenza di Kurosawa. E quella di Edipo Re. Il verbo divino che ridà la vita in Dreyer. E la perdita del verbo in teorema. Il film l'ho già girato, è con Cristo, l'ho trovato Cristo, l'ho rappresentato. E ora il non trovarlo, il non rappresentarlo, non è che una torbida, ingenua guerra di sentimenti entrati nella mia anima da un mondo non mio, che quindi mi estranea. Mi manca qualcosa. Ma questa mancanza non mi dà dolore. L'altra mancanza, la mancanza reale, ha diversi fenomeni. Di questa non ha neanche l'apparenza. Sono pertanto esaurite le panoramiche sui vicoli di calce pura e porosa, coi fili di sole ardente sui profili e i vuoti d'ombra dei grandi impressionisti ronzanti d'azzurro. E quelle antiche montagne color di paglia, coi muri del Medioevo come paglia più scura, nella schiuma secca che fa della luce il pancinor, con profili di visi masaccheschi neri contro luce, su fondali castamente ardenti.
Stiamo cercando di capire cos'è il cinema per Pasolini e nello stesso tempo scoprire il suo stile. Per far questo ci serviremo della sequenza finale di Comizi d'amore, film diretto da Pasolini nel 64, e seguiremo per un po' Ninetto, come fosse la frangia di un film pasoliniano non montato per difetto di rigore. Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore. Auguri, signor. Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. È soprattutto quando è lieta e innocente che la vita non ha pietà. Due ragazzi italiani si sposano e in questo loro giorno tutto il male e tutto il bene precedenti ad essi sembrano annullarsi come il ricordo della tempesta nella pace. Io penso che il cinema non sia né una tecnica né un linguaggio, ma sia una vera e propria lingua. A questo si obietta dicendo che la caratteristica fondamentale delle lingue è quella di essere arbitrarie e convenzionali, ossia le parole, i segni linguistici sono arbitrari e convenzionali. Ebbene, io penso che il montaggio rappresenta il momento arbitrario linguisticamente del cinema e quindi la libertà del cinema. Rivediamo una parte del brano. Si osserva il ragazzo biondo. Qui il montaggio è chiaramente irregolare. Sembra volerlo nella stessa stanza dello sposo, e forse è lì, ma nessun elemento ce ne dà la certezza. Questo vuol dire che in Pasolini ogni piano tende ad essere autosufficiente. Il montaggio non ha preoccupazioni chiarificatrici, ma soltanto ritmiche. Un montaggio tradizionale avrebbe preteso che lo spettatore capisse dove il ragazzo fosse esattamente. La foto che vediamo è una scena girata e non montata in cui il ragazzo è con la madre dello sposo e dimostra che l'esigenza era stata sentita e poi riassorbita per ragioni ritmiche e poetiche. La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. Se dovessi definire questa distinzione direi che nel cinema di prosa i protagonisti, come nei romanzi classici, sono i personaggi, la loro storia e il loro ambiente. Nel cinema di poesia invece il protagonista è lo stile, cioè nel cinema di prosa non si sente la macchina da presa, nel cinema di poesia si sente la macchina da presa. Esempio del primo tipo di film, John Ford, del secondo Godard. Il cinema finora è sempre stato soltanto il cinema, il che significa che finora un autore di cinema è stato quasi costretto dalle circostanze a essere un romanziere. D'ora in poi può essere anche poeta. Il montaggio in Pasolini, quindi, tende ad un cinema di poesia. Gli ambienti come gli attori sui quali Pasolini opera sono naturalmente realistici. La chiesa sta laggiù, la casa eccola, però l'hanno verniciata di rosso, prima era bianca. Ecco, questa è la casa dove sono usciti gli sposi dal film che vi interessa. I personaggi senza coscienza di questo matrimonio sono gli stessi di tutti i film di Pasolini anteriori ad Uccellacci ed Uccellini. Sconfitti, la cui morte è l'inevitabile conclusione di vicende vissute ai margini della società e della storia. E su tutto lo sventolio, l'umile pigro sventolio delle bandiere rosse. Dio, belle bandiere degli anni 40, a sventolare una sull'altra in una folla di tela povera, rosseggiante, di un rosso vero, che traspariva con la fulgida miseria delle coperte di seta dei bucati delle famiglie operaie e col fuoco delle ciliegie, dei pomi, violetto per l'umidità, sanguigno per un po' di sole che lo colpiva, ardente rosso affastellato e tremante nella tenerezza eroica di una immortale stagione. Se nell'ultimo Pasolini, Edipo Re, che cosa sono le nuvole, la vita è estrema coscienza e ricerca di una nuova coscienza, nei suoi personaggi Ettore, Stracci o Acatone, la vita è vissuta senza la coscienza che essa è vita. Solo la morte riesce ad affermarla come tale.
escludendo Teorema. La novità degli ultimi film, L'estro di Totò, La vitalità di Ninetto, deriva dalla diversa posizione che questi assumono nei confronti della realtà. Se Stracci avrebbe potuto incontrare il corvo e la morte lo raggiunge prima, a Cattone e Mamma Roma non avrebbero potuto incontrarlo mai, perché Pasolini stesso nell'immaginarli era ancora abbastanza corvo. È la sempre presente ricerca di una nuova coscienza che lo ha condotto a riconoscersi nel mito di Edipo o a rappresentare il corvo, che incarna una fetta della nostra storia e una precisa ideologia, fino ad eliminarlo, divorato e forse assimilato da due creature che reagiscono istintivamente alla sua pedante vecchiaia. Si avvia così un nuovo corso della storia che per ora è soltanto preistoria.